La fondazione Identità Bianconera, ragazzi, ricorda che il 16 agosto scade l'ultimatum che aveva dato alla Covisoc e alla FICI per rispondere in merito alla richiesta di ottenere l'accesso agli atti e per sapere a che punto sono le indagini in merito all'esposto presentato contro l'Inter. Ragazzi, non vanno in ferie, non mollano l'osso, ragazzi, e vedremo un agosto di fuoco. Fermi, 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 ragazzi, mi raccomando, prima di andare avanti iscrivetevi al canale, per me è importante, per voi non costa nulla, attivate la campanellina per sapere in anteprima uscire di nuovi video, mettete like al video, ragazzi, soprattutto, come sempre, ragazzi, mi raccomando che è fondamentale. Fondamentale, noi non abbiamo una copertura mediatica dei giornalacci, delle marotte TV o dei media in generale. Noi abbiamo sulle social, siamo in tanti e potrebbe pesare tanto, quindi la condivisione è fondamentale. Mi raccomando, ragazzi, mi raccomando, commentate, io sono disposto a rispondere a tutti i commenti, a tutte le domande, ma facciamo conoscere le cose, facciamo conoscere le informazioni. Quindi condividete, condividete, condividete. Bentrovati amici, bentrovati da Aldo De Girolamo. Ragazzi, ieri la Fondazione Identità Bianconera ha fatto una live, che adesso inizieranno come era prima a fare le live tutte le settimane per aggiornare gli iscritti e non solo gli iscritti, i tifosi della Juventus e non solo i tifosi della Juventus, sulle loro attività e su quello che stanno facendo. Ebbene, hanno confermato, ragazzi, che non andranno in vacanza, sono come il pitbull che ha ormai afferrato la presa, ragazzi, e non la molla, non la molla. Vi ricordate che la fondazione aveva fatto una richiesta per iscritto formale alla Covisoc e alla Procura Federale della FICI chiedendo accesso agli atti su come stava andando l'indagine, l'inchiesta che doveva nascere in seguito all'esposto, per chiedere a che punto sono quelle indagini e per chiedere anche l'esito eventualmente di questa indagine, e quindi ha chiesto un po' ragguagli sull'indagine. Se vi ricordate, questa richiesta che hai fatto alla Fondazione Identità Bianconera aveva specificato, dato un ultimatum previsto per legge, di 15 giorni per la risposta. Ebbene, i 15 giorni scadono il 16 agosto, ragazzi. La Fondazione Identità Bianconera ha detto: noi abbiamo 30 avvocati, andiamo in ferie e a scaglioni, e quindi ci sarà sempre qualcuno pronto. Dopodiché, scaduto il termine, ragazzi, noi non siamo la Juventus che fa finta di nulla. Non siamo la Juventus che si ferma o che non dice, non si difende mai. Passeremo ai fatti. La Fondazione Identità Bianconera, è stato ben chiaro, se non dovesse arrivare risposta, si valuta fino in fondo quello che ci consente la legge. Gli consente tramite l'articolo 328 del codice penale. Cioè si passerà alla denuncia e a non procedere. Ragazzi, questo è un abuso da parte della Covisoc, è un abuso da parte della Procura Federale, se non dovessero dare accesso alla Fondazione di sapere come stanno messi, visto che è stato presentato un esposto e quell'esposto era stato accettato dalla ex presidentessa della Covisoc. Vedremo, ragazzi, non finirà qua. Inoltre, Fondazione Identità Bianconera, che vi ricordo, ragazzi, iscrivetevi in massa, perché è l'unica istituzione che si sta battendo gratis, grandi professionisti, bravissimi ragazzi, che si stanno battendo per tutti quanti noi. Quindi iscrivetevi alla Fondazione Identità Bianconera. Loro non si mettono un euro in tasca e stanno facendo un lavoro enorme, esponendosi in un modo incredibile, non solo alle, diciamo, offese o minacce dei tifosi descritti, ma addirittura, diciamo, a cariche importanti. Oggi non si mette la paura di nessuno, nemmeno del Presidente del Senato, che avevano scritto al Presidente della Repubblica per ragguagliarlo sul comportamento inopportuno da parte della seconda carica dello Stato. Che la Fondazione Identità Bianconera addirittura si riserva, l'ha detto nella live, anche di presentare un esposto nei confronti di Gasperini. Perché? Che Gasperini, durante un'intervista con l'Eco di Bergamo, cosa aveva detto? Aveva detto che Coop Miners non poteva essere convocata nella partita delle Supercoppe Europee con Real Madrid, perché si sentiva stressato, perché vuole andare per forza alla Juventus, e questo è un atteggiamento scorretto, però. E così questo, ragazzi, ha scatenato un inferno. Ebbene,
Ora, due sono le cose. Se veramente ci fosse una cosa del genere, ma Gasperini dovrebbe denunciarlo, ragazzi. Se veramente la Juventus va a contattare col giocatore prima di parlare con l'Atalanta, è giusto che comunque, se si viene ravvisata una cosa del genere, è giusto che comunque Gasperini presenta una denuncia alla Procura Federale ed è giusto che si avvii un'indagine. Il problema però, ragazzi, è che questa andrebbe fatta verso tutti, non solo nei confronti della Juventus. Cioè, questa invece non accade mai, anche con situazioni molto più gravi, perché poi la narrazione complessiva dei media è sempre quella, no? Quando un giocatore vuole venire alla Juventus e forza un po' la mano per venire alla Juventus, è scorretto, è un traditore, vi ricordate, no? Di Lorenzo, è un traditore, la Juventus sta violando le norme, premesso che Koop Meiners già l'anno scorso voleva andare via, e l'Atalanta gli aveva detto resta un altro anno con noi e poi ti lasciamo andare, quindi l'Atalanta sapeva benissimo che Koop Meiners quest'anno sarebbe andato via, quindi erano già d'accordo. Anche perché tra l'altro Gasperini non ha detto è stato violato qualcosa, ha detto semplicemente non vuole più allenarsi con noi, vuole andare alla Juventus, punto. Quindi non ha detto c'è stato un atteggiamento scorretto da parte della Juventus. Ferme restante, però, dette delle cose spiacevoli sulle quali la fondazione si sta valutando di presentare un esposto contro. Ebbene, ragazzi, io vi ricordo che poi gli interisti sui social scrivono Koop Meiners, solito atteggiamento della Juventus, lo fanno per pagarlo meno, questa è slealtà sportiva, queste cavolate che scrivono loro, no, ragazzi, che poi la giustizia sportiva in realtà va sempre a doppia velocità, no? Con fronte alla Juventus, cavolo ragazzi, sembrano un missile, poi stanno lì con lanternino, con la lente ingrandimento, pronto, chi va là, subito si svegliano e procede in un modo iper rapido, quando invece si tratta degli altri ragazzi, dormono in un totale sonno, ragazzi, ed è successo anche che Lucas Valencia, ricordate la Juventus, per delle plusvalenze ritenute fittizie, non ancora provate, che pesavano circa un 3-4% sul fatturato complessivo della Juventus, non solo è stata punita la Juve con un reato, con un illecito non previsto dal codice di giustizia sportiva, cioè è perché doveva essere applicato l'articolo 35, cioè con un'ammenda, con una sanzione pecuniaria, così come era successo già all'Inter prima nel 2005 e poi successivamente anche nel 2015, e invece hanno detto che queste plusvalenze hanno alterato il campionato e quindi era stata realtà sportiva, si sono inventato tutta questa cosa, e loro uno dice va bene, e allora se un 3% è così importante da poter addirittura alterare il campionato, dopo quel 3% di fatturato la Juventus ha potuto fare delle operazioni che non avrebbe potuto fare, e allora significa che adesso le altre società staranno attente. E invece ragazzi, l'anno scorso 17% le plusvalenze fittizie, plusvalenze generali, hanno pesato un 17% sul fatturato di tutte le altre squadre. Quest'anno dice vabbè, quest'anno almeno però saranno attenti, e no, anche quest'anno ragazzi un 17%, quindi la Juventus con 2-3% si è parlato di realtà sportiva, tutte le altre fanno un 17%, silenzio assoluto. Io vorrei ricordare la storia di Sule invece, quando un giocatore deve andare via dalla Juventus e la Juventus dice no, dovete trattare con me, il prezzo lo faccio io, sono il venditore, e loro parlano direttamente col giocatore, il giocatore se ne vuole andare, e beh, è un ostaggio. Liberate Sule, vogliono trattenerlo, lui è un eroe che vuole andare via, e la Juventus è la cattiva che lo vuole trattenere per forza, perché vuole per forza i soldi. Lì il prezzo non lo fa chi vende, lì il prezzo lo devi fare chi compra, e poiché il giocatore vuole andare via, quasi bisogna farlo andare via a zero, cioè questa è la narrazione. Io vorrei ricordare ai signori prescritti invece di Pavard, di quello che è successo con Pavard, se ricordate l'anno scorso Pavard con il Bayern Monaco, ragazzi ha fatto sciopero, in allenamento non si è presentato, perché voleva andare all'Inter, e lì è l'eroe, era Pavard. Ragazzi, questo pur di venire all'Inter addirittura si mette contro il Bayern Monaco, che è un eroe, lo fa con Meiners, e invece è un traditore, è uno scorretto, è uno poco professionista. Questa è la narrazione. Vogliamo continuare, ragazzi, ma perché? Perché Zielinski e Taremi, cari interisti prescritti,
È da un anno che lo sanno, che lo sappiamo tutti che sarebbe andato a finire all'Inter. Si dice da un sacco di tempo, non è che abbia trattato con Napoli. Ora, il discorso qual è? Un conto è andare a fare e parlare con il giocatore eventualmente, ma che ha un contratto in essere, che quindi comunque devi metterti d'accordo con l'Atalanta, probabilmente lo pagherai un po' meno, ma comunque devi pagare un cartellino. Altro conto è quello che fa Marotta, che ha fatto anche con Chiesa, è quello di chiamarlo e dire: non rinnovare, rimani lì, non andare da nessuna parte perché io l'anno prossimo ti prendo a zero. Questo è un danno economico, che tu vai a alterare il bilancio della Juventus e fai un danno economico alla Juventus o alle altre squadre, così come hai fatto con Napoli, con Zielinski, così come hai fatto col Porto, con Taremi. Questo è mille volte più grave. Ma lì, ragazzi, Zielinski è un eroe, Taremi è un eroe, Pavard è un eroe, mentre Meyers, che noi comunque la Juventus semmai andrà a risparmiare qualche milioncino girandolo come bonus. No, Cobb Miners è scorretto, non è professionale e la Juventus sta commettendo quasi un illecito. Questi ragazzi, questa è la narrazione. Ma vogliamo andare ancora più in profondità? Andiamo ancora più in profondità. Ma vi ricordate De Vrij? Della storia di De Vrij? Anche lì, giocatore in scadenza. Mesi e mesi prima, l'Inter se lo compra. De Vrij gioca ancora nella Lazio, scontro diretto per chi va in Champions League, quindi che si guadagnavano tanti tanti soldini, ragazzi. Quello è un illecito sportivo ai massimi livelli. Proprio De Vrij commette il fallo da calcio di rigore su Icardi, che permette all'Inter di vincere quella partita che stava perdendo e di andare, che il pareggio avrebbe favorito la Lazio, e di andare in Champions League al posto della Lazio. Così De Vrij l'anno dopo giocava in Champions con l'Inter. Ragazzi, quello è un illecito a tutti gli effetti. Se l'avesse fatto la Juventus, radiazione al 100%, si permette di parlare di Cobb Miners, ma questi te li sono farsi peggio del passaporto di Recopa, ragazzi. Ma Oriani con il passaporto di Recopa era praticamente, ragazzi, un ragazzetto confronto a questi qua di adesso, di Marotta, Ligro, del genere. Come i campionati di calciopoli erano molto, 100 volte più regolari di questi, perché un tribunale l'ha accertato, che quei campionati lì, sì, tutti parlavano col designatore cercando in qualche modo di ottenere qualche informazione in più, o l'arbitro che pensavano che l'avrebbe tutelato di più, ma alla fine, stringi stringi, un tribunale di Napoli ha garantito che non c'erano combine, che gli arbitri, quando parlavano tra di loro, non hanno mai detto: scendi in campo e fa vincere a tizio, piuttosto che sembra. L'unica società che invece ha cercato in modo un po' velato, sì, un po' velato, ma ha cercato di chiedere l'aiuto dell'arbitro è stato Facchetti. Tant'è vero che è un altro tribunale, vero, non quello sportivo, che sono farlocchi. Il tribunale di Milano, sia di primo grado che di secondo grado, ha detto, ha sentenziato su questo, dicendo che è vero, Facchetti faceva lobby con gli arbitri, eppure loro non solo non hanno pagato, non solo non sono andati in Serie B, non solo hanno fatto pedinamenti illegali, intercettazioni illegali, spionaggio industriale, hanno nascosto le loro telefonate, quindi praticamente hanno alterato le indagini in modo pesante. Anche questo è un reato, ma addirittura si sono autoassegnato lo scudetto, hanno occupato la FIGC e hanno fatto scattare la prescrizione apposta, la più grande truffa della storia del calcio mondiale. Parlano di Cobb Miners, ragazzi. Cioè, è incredibile, è incredibile. La fondazione non andrà in ferie, ragazzi, e noi non ci stancheremo mai. Ci uniremo sempre di più, organizzeremo degli eventi come una manifestazione a Roma. Cercherò adesso di fare una live anche con la fondazione per cercare di convincervi a iscrivervi alla fondazione, ragazzi. Bisogna unirci. Non sono i 29 euro, ragazzi. I 29 euro servono a fare promozione, servono a presentare gli esposti. C'è il bilancio lì che io da iscritto vedo i soldi che entrano e i soldi che escono, sono sempre di più i soldi che escono. E per costituire la fondazione hanno messo 30.000 euro, questi ragazzi qua, ci mettono tanto lavoro a gratis tutti i giorni. Sono degli eroi, finalmente qualcuno che ha deciso di non lamentarsi più, di smetterla di dire tanto non succederà mai niente, ma si è rabboccato le maniche, ragazzi, e si è messo a disposizione della causa e della nostra fede. Fatemi sapere voi cosa ne pensate commentando il video qua sotto, ragazzi, sempre, fino alla fine, forza Juventus.